E buonasera anche con Nicola Picca. Siamo nella sala grande della galleria che ospita un infinito poligono viaggio, non tanto di fantasia secondo me, quanto di una narrazione che inizia e non finisce mai. L'artista in effetti, se all'inizio può sembrare in qualche maniera incantato di quelli che sono gli studi cromatici, magari di stampo impressionista, noi sappiamo che gli impressionisti sono, come posso dire, i cromatisti più grandi della storia dell'arte. Beh, ecco, in questo caso invece, secondo me, la ricerca è più sottile, la ricerca è più psicologica, perché più che di un attimo, cui credevo per l'appunto gli impressionisti, si tratta di un viaggio, di una narrazione che si avvale di elementi estremamente sintetici, di elementi estremamente semplici e figurativi, che però sono automaticamente, immediatamente compresi da tutti. E quindi parliamo di un linguaggio universale, un linguaggio a tutti gli effetti, che possiamo anche dire tranquillamente è il primo linguaggio che ha tradotto non soltanto le impressioni dell'essere umano, ma soprattutto i suoi sentimenti, i suoi effetti. Ebbene, parliamo del linguaggio, non tanto della forma, quanto del colore. Noi sappiamo che il colore è stato il primo elemento con cui l'essere umano ha iniziato a trascrivere, a imprimere quello che lo colpiva dal mondo esterno. E da là in poi conosciamo la storia dell'arte, e da là in poi ci muoviamo, come abbiamo già detto in precedenza, non linearmente, bensì anacronicamente, per giungere a dei paesaggi che non credono nella prospettiva di Alberti, che non credono nella prospettiva degli antichi greci, che non credono nella prospettiva degli egiziani, bensì in una sospensione dello spazio e del tempo che è valida sempre. E piuttosto che avere degli alberi, abbiamo dei personaggi arborei che sono sospesi in un ambiente quasi senza aria, perché per l'appunto eterno. Mi sbaglio? Esattissimo, esattissimo. Il complimento che ha colpito veramente. Grazie. La mia espressione in questi quadri che io metto, ed è proprio così. Non parliamo di quello che ho detto dai così, è una sospensione, è un mondo sospeso che continua, però non finisce mai. Esattamente. Non finisce mai. Quindi in molti quadri miei ci sono delle strade bianche che attraversano le torri nette, che sembrano delle colline, ma in effetti possono essere tante altre cose. E quindi c'è questo mondo, c'è il bianco, c'è lo sempre bianco. Quindi la luce bianca è quella di tutti i colori, perché quindi siamo qui a vedere queste cose da visuale, una sospensione, quindi a immaginare un mondo che non termina mai. E la mia espressione un po' tra anche un po' di metafisica in questi quadri. Questa è la mia espressione. È una sospensione in effetti nel bianco che è sempre presente e come sappiamo tutti. E quel bianco che contiene tutti i colori. Grazie. Perché secondo me una ricerca del genere punta
punta su quello che è il grande concetto warburgiano del Nachtleben, ovvero la sopravvivenza di un elemento prezioso in quella che è tutta la creatività dell'uomo. E quindi andando contro quelle che sono le grandi opinioni dei grandi storici dell'arte come Winckelmann piuttosto che Vasari, che credono in un'evoluzione lineare dell'arte e quindi un continuo aggiungere, no, nella forma, ecco, in questo caso invece noi torniamo a un concetto estremamente rivalutato ed è per questo molto attuale, invece dell'archetipo, ovvero della presenza di un elemento, di alcuni elementi, di tanti elementi, non soltanto nella creatività umana, ma in tutto quello che crea l'uomo, che permangono in tutti i secoli della sua esistenza. Vengono chiaramente trasportati in concetti, in spazi, in tempi diversi, ma sono sempre quelli e quindi richiamano più o meno sempre gli stessi affetti o la stessa sublimazione piuttosto che repulsione nell'uomo. E quindi in questo caso l'artista sceglie un elemento molto molto comune, ma neanche casalingo, perché considerate che il limone è un frutto strano, un frutto ma estremamente aspro, estremamente profumato, un frutto che però, diciamoci la verità, non manca in nessuna casa in effetti, e lei ce lo propone in tutte le sue forme, semplicemente osservandolo da tutte le angolazioni, girandolo, spremendolo, tagliandolo, immergendolo, e tutto qua con poche parole, con una pochissima semplicità, l'artista ci dona quel grande simbolismo delle prime forme dell'essere umano, che sono quelle che noi e la nostra memoria dell'essere umano non dimentica mai, non ci si priva mai. Dico bene? Sì, perfettamente. Poi dopo ho scelto come soggetto per le trasparenze, perché il limone è pieno di trasparenze, per il colore, perché dipingere col giallo fa bene alla salute. Sì. E così, perché l'allegria di dipingerlo e secondo me anche a guardarlo. La scelta del soggetto era questa. Allora grazie veramente per questo spettacolo così allegro. Penso che questo suo atteggiamento
tratto così meticoloso, no? Verso la forma artistica, in qualche maniera ci fa capire non soltanto una grande dimostrazione della tecnica pittorica di per sé, che oggigiorno è una realtà, permettetemi di dirlo, ma soprattutto di questo trattare l'opera d'arte, trattare la storia dell'arte come, posso dire, una mano infinita di elementi, che noi in continuazione prendiamo e compugniamo e facciamo rivivere in costruzioni sempre nuove e quindi in posizioni sempre nuove. È per questo che io concepisco un excursus come questo, un iter artistico come questo, come veramente la dimostrazione del grande anacronismo dell'arte, del grande sfasamento che ci permette tutte le volte l'opera d'arte, ovvero questo viaggio tra tempi e spazi, e tutte le volte quando noi affrontiamo un'opera d'arte, inevitabilmente siamo invitati, siamo in qualche maniera inconsciamente obbligati ad andare e a spostare tempo e spazio e viaggiare tra di loro per comprendere quello a cui siamo di fronte. Mi conferma o mi sbaglio? No, credo che lei abbia proprio visto giusto. In effetti a me mi sento indicata molto per il 600 olandese e un po' da lì sono partita perché il massimo del dettaglio che mi incuriosisce è accettare la questione della mia vita. Se poi a volte non ci riesco, ma parte del processo di creazione. Assolutamente, perché noi dobbiamo ricordarci che soprattutto oggi l'arte contemporanea ci richiede costantemente di frammentare l'opera d'arte tutte le volte quando la affrontiamo, perché l'opera d'arte attualmente è composta da sempre più elementi e non sempre questi elementi ci sono familiari, quindi per riuscire a capirla, per riuscire in qualche maniera a dialogare con l'opera d'arte, noi dobbiamo inevitabilmente trovare i suoi elementi costruttivi, cercare di ricomporli in un linguaggio che noi conosciamo. Grazie. Grazie a voi.